Buon pomeriggio a tutti, ecco come preavvisato nella nostra pagina la Virtus Castelfrentano ha ripreso le attività della scuola calcio settore giovanile nel rispetto del protocollo delle autorità e della federazione. Siamo felici di aver riportato i nostri tesserati e tesserate ad allenarsi, ovviamente nel rispetto del protocollo delle autorità preposte e della federazione. È una gioia immensa rivedere i nostri piccoli. Oggi, come da programma settimanale, è dedicato ai piccoli amici e primi calci. Dalle ore 16:30 e alle 18:15 ci saranno i ragazzi più grandicelli, anzi belli grandi, ovvero la categoria juniores di Mister Cico, ovvero Gianluca Rosati. Qua c'è il gruppo dei primi calci. Qua c'è Mister Camillo Di Biase con i suoi piccoli. Manca ancora qualcuno, qualche bambino è ancora impaurito. È giusto pure perché sono rimasti traumatizzati senza fare attività fisica per circa 6 mesi dall'ultimo lockdown. Ovviamente non ci sarà allenamenti da contatto. Ecco, questo è l'altro gruppo. Primi calci, allora e piccoli amici, qua c'è Mister Gabriele Di Felice che è il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, nonché mister degli esordienti, che se non erro riprenderanno l'attività domani. C'è anche Mister Anna Rita Valente. È stato rispettato tutto il protocollo nel rispetto delle circolari man mano che sono venute. Stato fatto l'accesso come da protocollo, è stato misurato la temperatura con i termoscanner, autocertificazioni, ovvero tutta la procedura cartacea, il tutto per mettere in sicurezza i nostri piccoli atleti e atlete che sono al centro del nostro progetto. Siamo felici come società di aver avuto il riconoscimento di Scuola Calcio d'Elite. Siamo una delle 16 squadre abruzzesi a fregiarsi di questo riconoscimento.
è una gioia rivedere di persona i ragazzini, alcuni non riconosco più che sono cresciuti. Sono cresciuti. Sì, ho avuto difficoltà a riconoscere perché alcuni, ovviamente, come la moda, hanno cambiato il taglio di capelli. Ecco, mister Gabriele che detta il ritmo. Ai suoi ragazzi, ai nostri ragazzi, ecco. E ragazze. Quanto fischia dallo stop, da suggerimenti. Guardate qua, io faccio l'esercizio. Fermo la palla, divaricato e respiro. La palla non con le mani. Io fermo la palla, mi fermo e respiro. Togli le mani. Ecco il più piccolino, questo che si vede qua di fronte, è Federico. Siamo pronti? Sì, siamo pronti? Sì, via! Sì, Ha levato la vita per 6 mesi ai genitori perché voleva tornare. A giocare, ecco, questo è bello. Che si sono rivisti Giorgio, tutti guarda, bravo, i bravo Fede, ragazzini. ciao, respiriamo, respiriamo, ci siamo, respiriamo, non ti vedo respirare Ecco, col nasino, guardate che siamo, bell'impianto però la sportivo, palla eh? è largo il campo, guarda, Manterboso. porto la palla, È che stato messo orario in consigliissimo, sicurezza e a norma la tribuna parchetto, ospite. esterno, tocchiamo la palla, tocchiamola tante volte, vedete quante volte lo tocchiamo, Il pronti, via, Manterboso è stato rimesso a posto. Le reti, ci siamo levati anche lo svizzero di aver messo le due reti giallorosse, che sono attenta al i fischio, colori sociali. via ancora, via, dai. Ecco preparato in segmenti, in porzioni il terreno di gioco. Allora, come ho detto, verso le 18:15 tocca ai ragazzotti più grandicelli, la juniores di mister Gianluca Rosati. Ancora. Giù, giù, respiriamo. Bravo Fede, grande. Occhio, ce l'abbiamo tra le gambe? Occhio al fischio, andiamo su.